E siamo di nuovo qua, ragazzi. Yai. Allora, subitissimo con Ivy partiamo, perché dobbiamo andare Shade, ebbene sì, a Smeraldopoli. A Smeraldopoli a fare l'ultima palestra. Esatto, sappiate che non ho ancora naturalmente fatto le cose che dobbiamo fare qua nelle varie isole, perché non c'è. Beh, lo facciamo dopo. Esatto. Tanto però... tra endgame e comunque prima della Lega voglia fare le cose. Sì, sì, quello sì. Allora, assolutamente sì, spostiamo ormai il nostro buon fidato, il nostro main Charizard, esatto, e andiamo, direi, proprio a, scusate il termine, cazzo duro, alla palestra. Ci sta, anzi, toglietemi il, scusate il termine, cazzo duro alla palestra. Eccolo qui. Oh, perché la palestra è chiusa? Ah, praticissimo. Sì, strunzo. Vabbè, ci ho provato. Ma... ah, Alexis, eri qui. Di qualcosa la prossima volta. Fatti notare, vorrei evitare di fare queste figuracce. Lol. Vabbè, dimmi piuttosto, tu quante medaglie hai? Ma nello scorso episodio eri lì con me. Ma non ti tu. Ti cazzi tu. 7 con me, wow. Ormai non ti resta da affrontare che la palestra di Smeraldopoli. Solo che è chiusa. Forse possiamo chiedere informazioni a qualcuno. Ma chi potremmo chiedere? Al professor Caivi, a quel vecchietto di... Caivi. Ma certo, come ho fatto a non pensarci prima? Scherzo, non ho proprio idea di cosa stai dicendo. No, finiamo anche questo vecchietto di me. Che io? Boh, io non ho la più pallida idea. Già, non credo proprio che quel signore ne sappia qualcosa. Dunque, pensiamoci un po' su. Il professor. Però le fa dire tutte. Non è lui che diviene l'illuminazione. Sì, facciamo così, andiamo allora. Teletrasportami, bravissima. Qua, aspetta. Alexis, Derek, siete entrambi cresciuti moltissimo dall'ultima volta che vi ho visti. E siete capitati proprio al momento giusto. Voglio presentarvi una persona. Questo è mio nipote. Un attimo, ma com'è che si chiama? Minchia, oh, signore, narcolettico, sì. Questo, porco due. Non già si può. No, no. Lo sai che questa battuta non fa ridere nessuno. E poi ci conosciamo già. Ma come? Davvero? Sì. Ma che c'ha la demenza senile? Sei arrivato tardi, ma veniamo alle cose importanti. Alexis, Derek, siete stati eccezionali. Cosa? Parlo del Team Rocket. Non avrei mai detto che il loro capo si trovasse proprio a Silph S.P.A. E voi due gli avete dato una bella lezione. Ah, per la verità è stata Alexis a sconfiggere Giovanni. Io ho fatto ben poco. Non dire così, Derek. Sono sicuro che hai fatto del tuo meglio. Ovviamente. Comunque sia, un regalo per voi due, per festeggiare il vostro successore. Pietra chiave. Cioè, ci ha regalato una chiave di pietra che no, cioè... Ah, è la chiave della palestra. Oh, ma quelle sono delle pietre chiave. Sono pietre che rendono possibile il livello supremo di evoluzione. Ah, no, ok. La mega evoluzione. Scherzavo. La puoi fare con già, risalto. La mega evoluzione, che cos'è? Fatti i cazzi tuoi. La mega evoluzione è un'evoluzione speciale che può avvenire una sola volta per lotta, a patto che l'allenatore abbia la pietra chiave e la mega pietra giusta, ovviamente. Ovviamente. Durante la mega evoluzione il Pokémon si potenzia al massimo per far vincere il proprio allenatore. Potremmo dire che sia l'espressione più grande del legame che c'è tra un Pokémon e un allenatore. Direi che è il caso di commemorare questo momento con una poesia. Oh signore, questo c'è proprio la dimensa. Due sono le pietre che uniscono i cuori e legan Pokémon e... allenatore. La forza di uno diventa un milione. Due pietre per la mega evoluzione. Si è fermata anche la musica. Comunque, ho anche delle mega pietre per voi due. Guardalo. So che riuscite a usare al meglio. Tenete. Bene esaurite, una Charizardite X, una Charizardite Y e una Blastoisite da blu. Volete sfidare Lega Pokémon, giusto? Queste pietre vi daranno sicuramente. Invece le useremo con Mewtwo. Vediamo. Però c'ha Charizard X e Charizard Y, perché lui c'ha quella blu
dove è tutto nero e l'altra invece che rimane rosso. Una col corno e un'altra invece è stato quello con blu. A proposito, come siete tanti qui a Biancaville? Come? La palestra di Smeraldopoli è sempre vuota? Che strano, potrebbe andare a darci un'occhiata allora. Siete quasi arrivati alla Lega Pokémon. Allora, ancora un piccolo sforzo. E quindi? La mega evoluzione. Sentivano che tu fossi riuscito a usarla, saremmo davvero finiti nei guai. Ma va, non dire. Ma scusa, siamo tornati apposta indietro e nessuno ci ha detto niente. Sì, infatti. Quindi che dobbiamo fare? Ivi, do cazzo vai? Alla mamma. Cosa c'è? La chiave in mezzo ai fiori? Oh, un Ivi. Cosa c'è? Vuoi sapere che sto facendo? Allora te lo dico, fatti i cazzi tuoi! Sto raccogliendo dei fiori, cioè voglio fare un bel mazzo da regalare a una persona speciale, molto importante. Oh Alexis, mi raccomando, questa cosa rimanga segreto fra noi due. Ah, a proposito, ho sentito che il capo palestra di Smeraldopoli è tornato. Forza, forza, andate a Smeraldopoli. Ma che vuole Ivi dei fiori? Lascia stare i fiori! Sniffa. Beh, certo, ragazzi. Scusate, ma io sono pigro di natura, ok? Oh, quindi farò così. Sol Canubi. Manco fossi lì a due passi. Esatto. Fogli fe? E che comunque guida l'affare. E certo, Ivi che ha preso lezioni, mica lei. Ivi è sbatta. Ok ragazzi, siete pronti? In realtà prima era solamente una... Ce l'hai tutti curati, hai tutte le pozioni, robe varie che potrebbero servirti nel caso che, ma non serviranno? Ecco, esatto. Ti sei già autorisposta. E vabbè, io dico nel caso che... Oh, madonna mia. Ehi tu, aspirante campionessa. Neanch'io so chi sia in realtà il campionessa di Smeraldopoli, ma 6-7 medaglie significa che carte arrivano per sfidarlo. Ti avverto però, ti aspetta una lotta molto più impegnativa di quelle che hai affrontato finora. E non dimenticare che gli allenatori qui dentro sono esperti di Pokémon tipo Terra. Ma chi se ne è foot? Allora andiamo giù di qua. Come far sgombiare Ivi? Lo schiocco. Ah no, era. Lo schiocco della mia frusta ti fa sobbalzare dalla paura, eh? Attenzione. Valentino. Guarda, con te non uso neanche la forma X o Y o Z. Ma no, ma quello lo puoi usare una volta solo. Non penso neanche serva con Giovanni. Potrà fare cos'ha? Ah no, potrà fare mega evoluzione. Guarda, solo perché sei te. Volare! Oh. Però lui ha parlato di una volta solo, E comunque... Vorrei ricordare che la live è sponsorizzata naturalmente da 50 sfumature di grigio, rosso, verde e blu. E mi hanno avvelenato. Charizard, porco due secondi che entri già avvelenato. Cioè, cosa devo fare con te? Possibile? Basta, cioè, se non uso lanciafiamme, colui non è contento. Quando pare. Quindi uso la braccetta. Beh, bravissimo. Mi piace poco Charizard comunque, ma io... A dire. Sì, no, ti fa proprio cagare. No, ma sono proprio schifo, guarda. Se si può fare così, faccio così, basta. Posso. Ci sta. Non fa male, cazzo, però. Stavo dicendo che fa male, poco due. Già si è messi male già con Charizard. No, scherzo, non è vero, ragazzi, tranquilli. No. Ci vediamo gli altri che sentono in campo sul cazzo. Vado, scendimi. Ahia, che frustato. Che colpo di frusta. Allora, sbagliato, no, vabbè, ok, va bene. Non ci fermeremo più. Non ci muoveremo più. Attenzione.
La palestra di Smeraldopoli è rimasta chiusa per molto tempo, ma ora che il capo è tornato, sorgerà una nuova vita. C'è da dire, tra l'altro, che sti qua erano dentro la palestra chiusa. Cioè, tipo assenti, non hanno mangiato, bevuto, niente. Endymion. Oddio. Cioè, questo qui è preso direttamente da... da Sailor Moon, Endymion. Sai, della luna nera, sai? Sei sincera. Questo fa male. Perso, ma come? Adesso vedi che hai sciolto tutti senza far andare a avvelenare ulteriormente. Immagini? Ma come passi? Ah, questo è facile. No, in realtà volevo andare, sotto, sì. Volevo andare un secondo sotto. Volevo andare. Per fare questo. Ehi, che c'è? Ti manca il fiato? Come mai c'è un Pokémon in sta palestra? Non lo so, secondo me è un Electro. Così a caso. Sì, Juji. Dei nomi facili, dai, qua in sto posto. Allora. Beh, sì, lancia fiamme, vai, vai. Se chiamali subito così non ci fanno troppo male. Giuro più che altro perché adesso prendiamo danno, visto che è avvelenato. Non ti puoi autocurare, cioè, da su, vai. No, no, se non si riferisce, no. Addirittura. Sono rimasto un po' male. Abbastanza. Allora, niente, usiamo Dragonair, dai. Anche perché se riuscissimo ad evolverlo sarebbe figo. Bravissimo, così mi piace Ryan, bravissimo. Sei prafissimo, pra... No, coglione io, perché non c'ho attacchi di tipo acqua. Tu sei Zapdos. Mi ha fatto un cazzo proprio. Oh, tu che ciocco qua tirato. No, ma tranquilli, 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 non succede niente, tranquilli, posto, posto. Zapdos, vai, va. Tu ce l'hai l'acqua, sì, c'è quel tappo, bravissimo. E fu così che già due erano seccati, Avanna. Ah, sì. Qua ci abbiamo di parraggio, ma lungo. Ole, che abbiamo detto prima, hai preso tutto ciò che ti serve, anche se non servi là, e già con gli allenatori abbiamo due morti. Ma adesso ne rimetalizzo uno, perché voglio più che altro che prenda punti... Oi, sono a secco. Voglio che prenda punti Dragonair. Deve assolutamente prendere punti Dragonair. Allora, cosa che volevi fare? Tasca rimedi. Revitalizzarlo. Tasca rimedi, sì. Revitalizzante massimo. Usa Dragonair. Poi vediamo. Facevi prima revitalizzare normale e andare a curare. Non c'è poi cazzo. Vedi, è rivitalizzante. Sì. Ma è normale questo. Ma sì, non siamo esosi. Esosi. Spostati dal cazzo, tipo. No, lì c'è quello giù. Ci ho fatto. A parte che ci passi, ma c'era anche la freccia giù. Ah, questo qui l'abbiamo già fatto. Sì. Aspetta. E vai su. Perché c'era l'altro lì. Vabbè, ma ci posso... Ah sì, no. Non ci arrivo, cazzarone. Io e il mio Pokémon formiamo proprio un gran bel duo. Ho dato un gran bel culo. Anch'io, per quello mi sono fermato. Abbiamo tipo tre... Chris, oddio. Oddio, quanto odio questo nome. E tu devi sapere che a me quando mi chiamano Cristiano, io gli ho sempre amato Cri. Mm-hmm. O Cri al massimo. Quando mi iniziano a chiamare Chris, madonna, parte proprio la merda al cervello. Da fastidissimo. Ah, ma tu sei Chris. Basta. Detto, ciao ragazzi, alla prossima, ci vediamo alla prossima. Cioè, che ciocco che ho tirato. Direi che l'idropompa funziona.
Oh là là, siete in perfetta armonia. Anche l'altro, cioè. Vai, facciamo anche l'altro, vai. Hadouken. Sono Red e Karate, non è scampo. Hadouken. Shikaruken. Oggi mi sono sentito uno speciale su Street Fighter. Takashi, attenzione. Molto interessante la storia. Molto molto interessante. Ciao Graveler, ci è piaciuto molto, un po' piacere. Mizzica, però proprio il rumore dell'acqua. Sì. Cioè, proprio del mare, eh? Mm-hmm, hai fatto bene. Sì. Ai ai. Devo rifare un secondo tutto il giro perché aveva ragione scelta. E niente. No, non voglio andare da Giovanni, voglio andare da questa parte. Che spoilerone. Adesso vedi i miei... Ti immagini? Comunque è vero, guarda che è troppo da sgomio, sto a fare. Eh? È troppo da sgomio, cioè. Sembro lì. Il vero talento sta nello stile. Nello stile sta. Nello stile sta. Aio! Che fai? Parli sardo tu? Tipo Yoda? Mara? Nidoqueen. Vabbè, sì, in effetti c'è Nidoqueen, cioè ha senso che ci passa anche Nidoqueen. E poi c'è la GC, no? Nidoqueen, hai notato? Mm. Cazzo. C'è il bikini. Aspetta un po', facciamo il pantaggio, molto grande, è un po' troppo. Ho capito. Mm? Eh? C'è il bikini. Sì, guarda. Mi ha fatto un cazzo di parraggio. Ma Nido Queen è stronza. Cazzo. Allora, ok, allora aspetta, facciamo una cosa. Facciamo. Bravissimo. Ah sì, è vero, il parraggio devo ricaricarmi poi dopo che l'ho fatto. Cioè praticamente mi continua ad attaccare con lo stesso potere che gli diminuisce l'attacco, quindi praticamente mi farà più un cazzo adesso. Va, idropompa. Ah, ma già meglio. Ma però non fa tutto sto danno, eh? Cioè nel senso, secondo me se ci fosse un altro Pokémon dentro farebbe più male. Mm. Però lui comunque ce l'ha un po' di. Ce l'ha un bel po' di difesa, Gyarados. È una delle sue caratteristiche. Sì, è bello tosto. E Nito qui ci lascia, ragazzi. Ho mancato la presa. Compro una ciabatta. No! Ah, proprio era fatto così appositamente. Se vai da lei devi rifarti tutto il cammino. Che stronzo. Simpatia. Che stronzi, mamma mia, no, ti andavo avanti lì, devi fargli vedere i sorci verdi. E c'è ritardo, lo lasci morto. Sì, sì, tanto ce l'ha, l'ex pro. Lui non è messo male a ex pro. Ma sul Dragonair mi serve perché deve diventare un Dragonair. Ce la possiamo fare. Scendi. Ok, ce l'abbiamo fatta. Non avremmo mai detto che eri tu, guarda. Faccia cattiva. Benvenuta al mio rifugio segreto. Mi sto andando a fare per far tornare il Team Rocket e passi di un tempo. Ma mi sei capitata di nuovo tra i piedi, quindi non ho altra scelta. Stavolta ti do la lezione che ti meriti. Preparati ad affrontare ancora una volta il più grande allenatore che ci sia. Preparati ad affrontare il grande Giovanni. Ma se ti abbia fatto il culo più e più volte. 4. Dustrio. Non è un Pokémon raro Dustrio, non mi sento dire niente. Sì, non è che è stata gran squadra. Sì, infatti, cioè, non è un prefettile di nuovo. Ma è zona buio, 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 buio. Grazie. Wow!
caso. Continua a colpire prima lui, a quanto pare più veloce di me. E Duclio ce l'ha lasciato. Ottimo. Ottimissimo. Via Duclio. Poi, prossimo. Archiviato anche Duclio. Nidoking, vai, va benissimo. Allora, Nidoking, ci mandiamo. Ci facciamo Aurora Swash. Bravo, così mi piace. Lo so che ti sei girato per guardarmi. Tranquillo. Pinosauro intanto fa 69. Ryorn, vai. Ciao Ryorn. Ma anche tu facciamo Aurora Wash. Cazzo. Questo fa un po' male. Ok, un altro Aurora Wash allora. Dobbiamo batterlo, perfetto. Io vi tutto da solo, vedi, batte tutto tranquillo. Vediamo chi è l'ultimo. È l'ultimo, eh? Nidoking. Quindi l'abbiamo battuto. Perché gli fai attacco di tipo... di tipo psico, diciamo, un Nidoking, eh. Esattamente come Nidoking. Che squadra deludente. Sì, abbastanza. Questo non lo aspettavo. Ci ha battuto. Forse rimaniamo uno in vita. No, ci ha proprio seccato lì. E vuoi? Vabbè. Che vuoi? Aspetta, sbagliato. Dragonair, vai. Per favore non farti battere, grazie. Allora. Vediamo. Coda drago, vai. Cazzo. Battilo. No! Devo cambiare per forza, continuo a shot. Kingler, vai qua. Comunque rendo scherzando, ma hanno fatto un po' il male, in effetti. Nonostante sia a livello 49. Sì. Però Kingler c'ha più difesa. Kingler spacca. Kingler spacca IQ. Ma che martellata, tanto martellata qua. E ragazzi, siamo riusciti a prendere anche l'ultima medaglia. Medaglia. Così adesso si fa Lega Pokémon. È stata una dura lotta. È stata una dura lotta, hai vinto tu. Come riconoscente di questa vittoria, ecco la medaglia a terra, te la meriti. Oh, con la medaglia a terra ti obbediranno i Pokémon di qualsiasi livello, a prescindere da chi sia il loro allenatore originale. E la prova della tua abilità come attrice di Pokémon. Adesso è tutto quello che ti serve per sfidare la Lega Pokémon. Prendi anche questa MT, è il mio contributo personale per la tua sfida alla Lega Pokémon. Terremoto, immaginavo. La metti 41 è un terremoto, un potente attacco che fa tremare la terra sotto i piedi, infliggendo notevoli danni ai nemici. L'ho inventata io tanto tempo fa. Sì, quando vabbè. Dirigevo questa palestra. Sì, ci crediamo tutti. Come posso rimanere a capo del Team Rocket dopo questa sconfitta? Basta. Da oggi il Team Rocket non esiste più. D'ora in poi mi dedicherò solo ad allenare i Pokémon. Attenzione, abbiamo anche cambiato il cattivo. Chi lo sa, forse un giorno ci incontreremo di nuovo. Addio. E tutti quelli che volevano fare la palestra che stanno in fila fuori? Ci sono. Lui continua, ha detto. Poi. È andato. Ah, l'area è molto fiera. Beh, sì, facciamoti una. Aspetta. Che vuoi? Gli ha detto. Che vuoi? Ti ho detto tutti cazzo, ho detto troppo. Che vuoi? Come Alexis, praticamente. Ivi Alexis. Non so se c'è un'altra Pokémon. Sono un micchione anch'io, però, nel senso.
Ecco, per la vittoria. C'è il nostro amiciccio? Si è qua. Ah, davvero, Giovanni era il capolista di Smeraldopoli? Era così buio che non me ne sono d'accordo. Beh, accecato sei proprio. Complimenti, ottimo lavoro. Certo che è stata una bella sorpresa. Chi avrebbe mai pensato che Giovanni stesse usando una presta come nascondiglio? Ok, ho deciso. D'ora in poi mi occuperò io della presta di Smeraldopoli. Te l'ho detto. Ma di verità me l'avevano proposto già molte volte in passato, ma ho sempre rifiutato. Perché non mi piace stare nello stesso posto per troppo tempo. Adesso però mi sento pronto. Diventerò io il nuovo capo palestra. Voglio sfidarti. Anche a me non dispiacerebbe una bella lotta, ma adesso hai ben altri avversari da sfidare. Beh, Alex, sei arrivato il momento di affrontare la Gapo. Perché in Endgame, invece di fare la rivincita con Giovanni, sfidi direttamente lui. Sì. Qui a sinistra c'è il percorso 22. Seguilo fino in fondo e arriva alla destinazione. Il Super 4 sono diventati davvero formidabili, ma sento che tu puoi sconfiggerli. Non detto io senza Giovanni come faceva. Scommetto che il mio primo sfidante sarà Derek. Gli insegnerò un paio di cosette su come lotta lottano i veri allenatori. Allora, io direi di andare a curare un secondo i Pokémon e sblocchiamo solamente la via, che così posso anche prendere intanto i Pokémon che ci sono sulla via Vittoria. Scusa, la via non è sbloccata? No, la devi sbloccare. Cioè, nel senso, perché... Ah, è vero, sì, è vero, c'è ragione, c'è ragione. Stavo pensando al primo pezzetto, non alla parte dopo, quando entri. Eh sì, perché devi sbloccarla. Cioè, la sblocchiamo fino a dove possiamo, perché poi dopo c'è tipo una grotta, ma non la faremo adesso. Mm-hmm. La faremo poi. Però almeno Fili la volevo sbloccare, così almeno posso prendere tutti i Pokémon senza che ci siano problemi. E certo. Allora, sapete che vi dico? Squadra. Charizard. Esce Gyarados. No, non puoi. Ah no, era già fuori, è vero. No, a parte che è già fuori. E non puoi comunque perché non ti appare. Sì, sono nell'acqua, appare, vero. Naturalmente ho curato i Pokémon perché magari lo becchiamo adesso, Derek. No. Sì. Alexis. Sei un po' in ritardo, sei all'inizio del gioco. Ti ha raggiunta finalmente, no, questo è dopo. Anch'io ho tenuto la medaglia terra, adesso possiamo andare alla Lega Pokémon. Mamma mia, Blu, come sei scarso. Ho sentito che i Super 4 sono fortissimi, ma ora non possiamo proprio tirarci indietro. Alexis, tu sei pronta? Avanti, mostrami la tua determinazione lottando insieme alla squadra che hai allenato. Va bene, c'ho davanti Charizard. Derek, sono cazzi tuoi adesso. PG8, attenzione, PG8. Anzi, PG8, scusa, non PG8. È PG8 questo. Che figo che è PG8 comunque. Ah no, c'è davanti Eevee, che cazzo è dietro? Elettro zappa allora, qua. Bah, direi che è il primo andato. Dici, Derek. Cosa ne pensi di tutto questo? Cioè, io sono la schiappa, eppure passo tutto passo. Di così dire, le mortacce dov'è? Cioè, c'è Blu che è diventato capo palestra di 2 secondi, gli ho già fatto il culo io, quindi pensa. Ma secondo me ha battuto Giovanni anche lui, prima di che diventasse Blu. Secondo me ha battuto anche lui Giovanni. Sì, però dico, pensa un po' te, se Derek è riuscito a passare in 2 minuti. No, dico, secondo me non ha battuto Blu, Ha battuto Giovanni. No, lui de Blu ha detto, come te, che il mio primo sfidante sarà Derek. Sì, ma non l'ha ancora fatto, secondo me non l'ha battuto. Ma secondo me sì, perché lui se n'è andato. Ma può darsi. Quindi ti puoi autocurare, per favore? Là. Credo troppo. Marowak. Attenzione. Ah, per Marowak facciamo zona buia, 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 buia. Che meno. Danza spada? Che figo. Mm-mm. Peccato che lo metta solo l'attacco. Sì.
Io prendo comunque danno in ogni caso. Tutto questo. Zona buia, 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 buia. Bapow! In effetti, se ci pensi, non mi hanno ancora colpito. Ha solamente la... Mi hanno solo avvelenato, ma non mi hanno ancora colpito in effetti i suoi personaggi, i suoi Pokémon. No. Raichu. Raichu sembra che deve andare a cagare ogni volta. Vedete che fa? Lui c'è Raichu, io no. Beh, puoi prendere un altro Pikachu e fare le volte. Cazzus. Ma magari non è solo il momento di evolverlo, po'. Oh, no. Tiri. È vero, dopo salva, prima della chiusura vorremmo verificare quella cosa se anche il tuo Eevee non si vuole evolvere. Sì. Che almeno se salvi, anche se metti caso che... Anche se penso che comunque lo puoi bloccare l'evoluzione, però visto che non si sa mai, meglio salvare prima. Dopo tutto questo allenamento, ancora non riesco a batterti. Capita, anche nelle migliori famiglie. Esatto. Alexis, fin da bambino ho sempre pensato di dover essere io a trainare te. Ma ora mi rendo conto che le abilità delle allenatrici sono decisamente superiori alle mie. È la prima volta che provo questo senso di sconfitto. Dopo 4 volte che ti faccio un culo, va bene. Ma sono ancora disposto ad arrendermi definitivamente. Chi avrebbe detto che le lotte per i Pokémon fossero così appassionanti? Ad ogni modo. Potrebbe sembrarti una richiesta un po' stupida, ma lascia che vada per prima. Va bene. Sì, perché lui deve battere il Super 4, dimmi. E vai! Spirito sicurezza, sì, fammi andare a curare, fammi andare a curare, va, magari giusto così, eh. Ma lui spirito sicurezza. Sì, mentre muore, tipo avvelenato. Tipo così agonizzante. Spesso sicurezza, tranquillo, non ti preoccupare. Certo. Ok, rieccoci ragazzi. Scusate, ma se un attimo secondo la vecchietta a farci dare i... la perla. Aspetta un attimo, una cosa. Cosa? Niente. Come niente? Beh, la strada è quella sotto. Sì, sì, no, so, però. Questo non abbiamo parlato. E che dire di divertente? Oh, mi sono addormentato mentre prendevo il sole. Ho fatto un sogno stranissimo. Ho sognato degli spiriti a forma di fiammelle che vagano di qua e di là. Oh, e questa MT è dove salta fuori? Brr, che impressione. Tieni tu, tienilo tu, io non lo voglio. Fuoco fatuo. Per chi è? Per Charizard? Brr, non mi vengono i piedi solo pensarci. Ok. Ma porco due. Non avevo fatto caso che c'era una pezzolina lì. Sì, ci ho fatto caso per puro caso per... È bella come frase. Ci ho fatto prova a vedere caso un attimo fuoco fatto se è offensiva o attacco. No, no, è attacco, attacco, te lo dico già. È un attacco di tipo, vedi, tipo violaceo. È carino, tra l'altro, come attacco, lo conosco. Senta che tu ti caschi giù. Sarei capace, lo sai. Lo so, per quello lo dico. Vediamo un po' cosa c'è questo qua. Niente, si dice che puoi passare. Medaglia sasso. Ok, passiamo. Medaglia cascata. Ciao Cicci. Aspetta, cosa c'è qua? Ah, mi sa che... guarda che potevi farlo tranquillamente, perché adesso te lo richiederanno ogni volta che esci. No, 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 dovresti poter passare tranquillo. Ma quello lì l'avevamo già detto, la medaglia sasso. Per quello che dico, no, mi sa che ogni volta te lo ripete. Sai che non l'avevamo detto? Ma erano entrati qua. Sì, ma non l'avevamo fatto più perché... e poi io avevo riniziato questa parte. Sì, lo so. Ok. Capito. Sì, sì. Arcobaleno. Oh, c'è pure gente, addirittura. Ma c'è solo uno o sono in tanti? Una Pokéball. Mi fai sì, grazie. No, c'è un po' di gente là davanti, ne vedo già un altro. Vabbè, poi questi qua li faccio, volevo solo passare. Quello là davanti mi sa che lo dico per forza. Ah no, per fare il giro.
Medaglia anima, ok. Ah no, ti chiedono solo le medaglie. Ci fa niente. C'è un Magikarp lì così, appunto. E non capisco, perché non fare che saltava dall'acqua, invece che fare che rimbalza come un sasso? Eh no, rimbalza come un sasso, è piaciuto. Ma che cazzo c'ha? Niente. Ok, non c'è niente. Palude. Passi pure, bravo, grazie, grazie infinito. Qua? Niente. Oh, vedete, perché qua ci sono tanti bei Pokémon che possiamo prendere. Io ve lo faccio vedere. Le uova ci sono. Sì. Infatti c'è Exeggutor. Ok, ne qua c'è altro, no? Medaglia a terra. Che infatti però se entri qui mi sa che inizi a lottare. No, lo so. Infatti era qua che volevo arrivare, semplicemente. Ingresso via vittoria per la Lega Pokémon. E bisogna poi fare tutta sta parte qua. Quindi ragazzi, nel prossimo episodio faremo la Lega Pokémon. No, in realtà faremo la via vittoria, perché sicuramente ci metteremo una vita per far uscire lì. Detto questo, ragazzi, lo sapete. Naturalmente anche da Shade ci sono il video di andarvi a vedere di Let's Go Pikachu. Quindi cosa state aspettando? Siete ancora qua a vedere il nostro? No, andate a vedere Shade di Let's Go Pikachu. Thank you. Che da lei praticamente è più stringato, ma c'è più succo perché è tutta storia lì da lei. Invece da me c'è anche tipo filler, eccetera. Detto questo, alla prossima. Ciao ragazzi. Ciao.